piegare su Gut. Va in verticale, Cambiaghi, vede il taglio, dentro, mette in porta, Colley, uno contro uno, Colley! Eccolo 1-0 per Bergamasco, la firma è sempre di Colley. C'è stata un'uscita sbagliata da parte della Juventus in pressing, l'Atalanta ha fatto una giocata importantissima eludendo il primo pressing della Juventus e poi è andata in taglio verso Colley che è praticamente andato davanti al portiere. Quella è la sua giocata, lo metti in porta e lui risponde. In mezzo Dragusin, importante. Allontana Dragusin, c'è stato lo spunto di Cambiaghi, insiste ancora Cortinovis, poi allargo per Jabua, poi sistema il pallone, Traoré, arriva con la coda dell'occhio, anche il rimorchio sul palo più lontano, colpo di testa e il gol di Jabua per il 2-0 atalantino. La firma è dell'8, la firma è di Jabua, 2-0 Bergamasco. Era quello che dicevamo, quando sbagli e quando dai la possibilità all'Atalanta comunque di ripartire, di venire, loro trovano sempre la giocata e in questo frangente si è inserito bene Jabua e ha fatto gol. Tre passaggi, l'innesco di Jabua, poi il ricamo da parte di Traoré, il cross che arriva con il terzino che fa tutta la fascia. Occhio alla possibilità ancora per l'Atalanta che prova a chiudere definitivamente la contesa, il pallone morbido in mezzo all'area, colpo di testa all'angolino, c'è spazio e gloria anche per Dariva che sale e prende il piano giusto sull'ascensore, colpo di testa all'angolo, 3-0 Bergamasco. Come detto, l'Atalanta ha preso il sopravvento, è quello che temevo io e che ho detto a fine primo tempo, che magari la Juve non poteva tenere quei ritmi perché a livello fisico erano molto più giovani e magari scendevano un attimino e si sta... Di Bergonzi, che è stato fondamentale nell'assist per il gol di Jabua, Cortinovis, lo scavino dentro, in due, Traoré, 4-0 Bergamasco, Traoré, la firma anche del 7 dell'Atalanta, cooperativa del gol, quella di Massimo Brambilla. E questo era quello che temevamo, come detto la Juve è crollata proprio a livello fisico ma anche mentale in questo momento, ha accusato tantissimo il secondo e il terzo gol e adesso l'Atalanta veramente ha preso il sopravvento, però io volevo sottolineare soprattutto il fatto che dicevamo della filosofia dell'Atalanta. Tanto per l'Atalanta, pallone centrale di Colley, poi al limite ancora pallone di ritorno, Cortinovis, zona tiro, Cortinovis, palo e poi Colley in rete, il tap-in, 5-0 Bergamasco, Colley doppietta per lui e mette il timbro, game over a Zingonia. L'Atalanta è questa, vedi, tutte le occasioni che crea poi dopo le concretizza, a differenza della Juventus che ogni volta che arriva lì sono stati leziosi, poco cattivi, qui l'Atalanta con questi giocatori se non stai attento poi dopo finisce così. Aveva colpito anche il quarto palo, tanto per non farsi... Eccolo qui, fischietto in bocca per l'arbitro, finisce qui manita dell'Atalanta sulla Juventus, 5-0 a Zingonia. Ma è stata una partita bellissima, una partita tra due squadre che...